Ciao a tutti ragazzi, bentornati in edicola con me. Oggi andiamo a vedere una nuova serie di un grandissimo fumettista scomparso nel 1997. Questo fumettista era Iacovitti, l'avete già visto dalla copertina. Per chi non lo conoscesse, c'è un'occasione eccezionale per riscoprire la sua opera. Ve la faccio vedere e poi però vi dico che cosa ne penso. Questo è come appare la prima uscita dell'opera nuova in edicola di Iacovitti, Cocco Bill e il meglio di Iacovitti. Allora, intanto guardate la cosa principale, 1 euro. Quindi un volume cartonato, il primo a 1 euro. Ragazzi, uscite e andate in edicola a prenderlo, perché 1 euro, un volume di Iacovitti, lo vale 100.000 volte. Quindi assolutamente andatelo a prendere. Quindi vi faccio vedere al volo il volume, che è il primo. Perché ragazzi, a 1 euro, un volume cartonato di Iacovitti, ovviamente è molto fino, però è assolutamente va preso. Guardate che bellezza questa copertina, e poi vi faccio vedere l'interno delle storie. Tra l'altro è in carta ruvida, bellissimo, eccolo qua, con tutta l'intelligenza, la sagacia e la bravura e l'unicità di Iacovitti. Eccolo qua. Un fumettista da riscoprire al giorno d'oggi. Quindi avete praticamente questo primo numero, vi dice anche dove è uscita la storia, eccetera eccetera. La carta è molto molto bella, addirittura due storie ci sono addirittura due storie. Vediamo se l'altra fanno cliffhanger, se ce la lasciano appesa per farci comprare il numero successivo. No, fine. Bene, trovate addirittura, oddio, guardate che spettacolo le ultime due pagine, le ultime due tavole, spettacolare ragazzi. E allora vi dicevo, volume cartonato, il numero 1, molto carino, Iacovitti, due storie, a colori, 1 euro. Quindi uscite e andatelo a comprare, perché questo vale la pena. Da questo punto in poi cominciano le mie considerazioni. Se voi andate a vedere il piano dell'opera, sono 81 uscite. Ragazzi, se può fare 81 uscite, cioè uno si può impegnare fino a metà del 2020 per Iacovitti a 8 euro l'uno? Non si può fare, è una cifra fuori di testa. Cioè 600 euro per comprare i volumi di Iacovitti, la cosa è fuori di testa. Quindi, grandissima iniziativa di Hachette, ma devono piantarla di fate i volumi più grandi, magari fateli pagare un po' di più, ma fate una raccolta che sia fattibile. Non si può fare 81 settimane in edicola. Questo è quello che penso io. Però di contro vi dico, il primo numero non ve lo fate scappare, andate a prendere immediatamente prima che finisca, perché 1 euro questo li vale tutti. Dopodiché, nel caso poi invece foste interessati, vi faccio vedere che ci sarà il raccoglitore e ci saranno, oltre a Cocco Bill, tutti gli altri personaggi di questa serie. C'è anche un'offerta per abbonarsi ai primi 4 numeri, ne pagate solo uno, vi regalano 3 stampe numerate a tiratura limitata numerata di Iacovitti. Quindi se volete andate online e potete fare l'opera online. Credo che ci sia anche la possibilità di comprarla tutta insieme. Io ovviamente non la farò, però ve lo volevo far vedere, perché secondo me li vale assolutamente tutti. Vi faccio vedere anche che ci dovrebbe essere il raccoglitore, o il raccoglitore lo daranno in un'altra uscita. No, lo daranno in un'altra uscita. E eccola qui. Qui c'è. Allora, intanto vi dico che tra l'altro profuma in una maniera incredibile. Eccola qui, questa, guardate. Questo è il raccoglitore come verrà. E bellissimo, devo dire, bellissimo, guardate, il poster presente all'interno della confezione. Bello, bello, bello. Anche questo non credo che lo attaccherò mai per una questione di spazio, però è veramente molto, molto carino. Il tutto, ragazzi, a 1 euro, quindi è inutile che ve lo ripeta. Poi, ovviamente, ci sono le solite pubblicità, prenota la tua copia. Ecco, vi faccio vedere. Questa è l'offerta che ho visto online. Se volete, potete prendere, mi sembra, 3,99 le prime 3 uscite, i primi 3 volumi. E con fino alla quarta uscita vi regalano queste stampe in edizione limitata numerata. Quindi nel caso in cui foste interessati, vi conviene prenderla in abbonamento, perché vi regalano le stampe numerate limitate che altrimenti in edicola non avreste. Quindi niente ragazzi, se non conoscete Iacovitti perché magari siete giovani,
questo è un buon modo per riscoprirlo. Un volume con due storie di Iacovitti a un euro, comunque in libreria, fa la sua porca figura. Guardate che bella l'illustrazione sulla quarta di copertina. Fa la sua porca figura e vale assolutamente la pena. Leggetelo, magari prendete il primo numero. Se non è, vi ha fatto libreria, ve lo tenete lì e vi fa nella vostra collezione di fumetti, avrete un volume di Iacovitti. Se invece vi doveste appassionare, perché io non la faccio e penso che 81 uscite in edicola di una serie siano una cifra astronomica, nel senso troppo lungo, non mi posso, è un impegno esagerato, e tra l'altro a 8 euro l'una costa una tombola. E però magari a voi interessa, a voi piace, perché non è che è scemo chi lo prende, insomma è una scelta personale, la mia è quella di prendere solo il numero 1. Se voi continuate avrete comunque un'ottima collezione, anche se credo che in fumetteria o in libreria troviate degli ottimi volumi di Iacovitti che magari vi costano 30 euro, ma avete un bel volume con delle storie senza avere tutta la serie completa. Questa credo che sia tutta l'opera completa di Iacovitti. Ok ragazzi, ci tenevo a farvelo sapere, correte in edicola, lasciatemi qui sotto un commento, ditemi che cosa ne pensate, e noi ci vediamo domani con il video di una nuova Black Series, poi gli acquisti fumettosi della settimana e poi insomma a seguire come al solito tutta la programmazione di 8bit. Nell'info box vi lascio la pagina Instagram, la pagina Facebook del canale, e ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.